Dalle Olimpiadi di Melbourne, gli atleti ungheresi arrivano all'aeroporto di Milano. È l'ultima sosta nel mondo libero, prima di tornare alla loro terra martoriata. Recano il lutto sullo scudo di Santo Stefano, che rievoca il colore del sangue che un eroico popolo versa in lotta disperata contro una tirannica barbarie. 50 sono rimasti in Australia, attorno agli altri 124 che devono raggiungere figli, spose, mamme rimaste in ostaggio, si stringono con affetto i milanesi per attenuare l'angoscia di queste ore disperanti. 3 restano fra gli uomini liberi, come la ginnasta Alice Kerschers, medaglia d'oro olimpica. Eva e Besho Gyarmati devono invece tornare a Budapest dalla loro bimba di 2 anni. Dio la benedica in questo triste Natale d'Ungheria.